Prosegue il nostro viaggio nel mondo dello sport, focus sulla Federazione Italiana Biliardo Sportivo con il suo presidente. Vediamo di fare un bilancio, se possibile, di quello che è stato il 2012 e guardare avanti quelli che sono gli obiettivi per il futuro nella vostra disciplina. Guardi, noi ormai siamo una federazione, credo, consolidata con numeri importanti. Abbiamo 28.000 tesserati e abbiamo un numero pari a circa il doppio dei praticanti, oltre il doppio dei praticanti. È un movimento in continua evoluzione. Noi 8 anni fa abbiamo deciso di far sì che questo sport venisse, diciamo, si riscattasse da una sua immagine un po' tradizionale, non sempre positiva. Oggi questo sport è entrato nelle scuole. È una disciplina molto praticata dai giovani, in particolare la specialità pool, quella per intenderci del gioco con le buche, delle palle numerate, ed è in continua evoluzione, in continua crescita. I nostri numeri sono crescenti e lo sviluppo dell'attività sportiva è veramente molto, molto incoraggiante. Su cosa volete lavorare e su cosa nel 2013 punterete in particolare? Sicuramente punteremo sull'attività giovanile, che non vuol dire sempre solo attività juniores agonistica, ma attività nella scuola, avvicinare i ragazzi a questo sport. Dai nostri studi emerge che questo è uno sport che spesso riesce a coniugare sia le materie scolastiche, parliamo della fisica, della geometria, sia lo sport in sé per sé. È un modo, ecco, una volta si diceva che i ragazzi quando non andavano a scuola andavano a giocare a biliardo. Ecco, noi vorremmo far passare il messaggio che oggi si può andare a scuola anche giocando a biliardo. I biliardi li stiamo montando nelle scuole, abbiamo dei progetti, li stiamo portando avanti e siamo sicuri nel prossimo quadriennio quei numeri che oggi sono in divenire diventino sicuramente numeri interessanti e importanti per lo sport italiano. E infine, a livello qualitativo, nello scenario mondiale il biliardo sportivo italiano come si pone? Diciamo che in 3 discipline su 4 è ai vertici. In una il pool, che poi è la disciplina più diffusa nel mondo, in oltre 150 paesi del mondo, tenga presente che abbiamo comunque dei campioni europei, abbiamo dei nostri giocatori classificati nei primi posti del ranking mondiale, quindi posso dire senza tema di smentita che la nostra federazione nell'ambito del biliardo sportivo mondiale è sicuramente una federazione di riferimento.